Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù si voltò e li rimproverò, e si avviarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre». E Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congeda da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Benvenuti a tutti. Stiamo celebrando la 13ª domenica del tempo ordinario. Le letture di questa domenica, la prima lettura e il Vangelo, parlano della vocazione. Vediamo nel Vangelo che Gesù cammina verso Gerusalemme. L'Evangelista Luca dedica diversi capitoli, parla nei diversi posti del cammino di Gesù a Gerusalemme. Vuol dire che nel suo messaggio era un momento, era un cammino molto importante. Il Vangelo dice che Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Ferma decisione, deciso di compiere la volontà del Padre, di offrire la vita per tutti, dare la vita. E in questo cammino trova anche gli ostacoli, trova i momenti in cui gli apostoli, i suoi vicini, i più vicini collaboratori, non capiscono questo suo cammino e questo messaggio. Ma pur vivendo e superando, appunto ha preso ferma decisione, così deciso di compiere la volontà del Padre. Anche nel momento, e poi incontra tre, come dice il Vangelo, mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo», dicendo che non ha una dimora stabile, che chi decide di seguire il Signore deve entrare nel cammino, deve camminare, deve far parte di un progetto che di andare avanti. Poi un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai e annuncia il regno di Dio». Gesù esige di tagliare un legame con i vicini, con i familiari. E poi alla fine un tale disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi di quelli di casa mia».
Gesù gli disse: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Dicendo, dimostrando che in realtà entrando in questo cammino si entra nella nuova dimensione della libertà. Quello che San Paolo dice come vita secondo lo Spirito. Anche nel cammino di uno chiamato, un chiamato può trovare anche gli ostacoli, i momenti di difficoltà. Ma Gesù dà oggi esempio con le parole che ha preso ferma decisione di realizzare la chiamata, la volontà del Padre. Questa domenica è anche domenica in cui nel territorio della diocesi vogliamo pregare per le vocazioni sacerdotali in seminario. Dalle ore 15:30, dalle ore 16 ci sarà un pomeriggio, un incontro per i giovani, un pomeriggio di testimonianze, canti e di preghiera per le vocazioni. Vorrei chiedere anche a tutti voi di pregare per le nuove vocazioni sacerdotali. Buona domenica a tutti voi.